Salve, il mio nome è Massimo Nepi, sono docente di botanica generale al Dipartimento di Scienze della Vita dell'Università di Siena e vi vorrei parlare di quelli che sono i colori del mondo delle piante. Quando pensiamo alle piante, il primo colore che ci viene in mente è sicuramente il verde, anzi spesso usiamo i due termini come sinonimi. Per descrivere un'area in cui sono presenti le piante, diciamo un'area verde. Quindi il verde è sicuramente il colore più emblematico, delle piante. Ma all'idea di pianta tutti associamo l'idea anche di fiori o l'idea del frutto. E fiori e frutti sono sicuramente degli organi delle piante che sono spesso colorati, hanno spesso un colore molto molto sgargiante. E allora vi vorrei spiegare del perché queste strutture sono colorate, come mai hanno proprio questi colori e a cosa servono questi colori. Partiamo dal colore verde, dal colore delle foglie, non solo delle foglie, perché a ben guardare sono verdi anche le parti più giovani delle piante. E tutte le parti verdi della pianta, quindi foglie comprese ovviamente, sono le parti responsabili della fotosintesi, quel processo fondamentale attraverso cui le piante, a partire da acqua e anidride carbonica, sono in grado, utilizzando la luce del sole, di formare sostanze organiche, in particolare zuccheri. Ora, se io vado a guardare come sono composte le cellule che compongono appunto le foglie o comunque i tessuti verdi delle piante, io vedo un qualcosa del genere. Questa è una piccola fogliolina di un muschio, osservata al microscopio ottico, un microscopio diciamo di comune utilizzo nei laboratori, e si vede molto bene la forma cellulare individuata dalla parete cellulare, e poi all'interno si vedono questa sorta di pallottoline verdi, più o meno un verde più o meno intenso. Queste pallottoline verdi non sono altro che degli speciali organelli citoplasmatici della cellula vegetale, che sono i cloroplasti. E i cloroplasti sono il sito in cui avviene, a livello intracellulare, la fotosintesi. Questa è una ricostruzione tridimensionale di un cloroplasto. E il cloroplasto è un organello specifico della cellula vegetale, non c'è un corrispondente nella cellula animale ed è un organello estremamente caratteristico. Ad esempio, lo è perché presenta due membrane, due involucri che lo separano dal resto della cellula, una membrana interna ed una membrana esterna. Queste due membrane sono probabilmente il ricordo dell'origine evolutiva di questo speciale organello della cellula vegetale, che è il cloroplasto, che sembra, anzi sicuramente si è originato attraverso un processo di endosimbiosi che ha interessato un primordiale batterio fotosintetizzante. Questa endosimbiosi si è poi stabilizzata a dare appunto questo organello caratteristico della cellula vegetale, che è il cloroplasto. Quindi abbiamo due membrane, una membrana esterna, una membrana interna, e la membrana interna forma poi delle profonde invaginazioni sotto forma di cisterne appiattite che poi si impilano le une sopra le altre a formare proprio queste pile di cisterne sovrapposte che prendono il nome di grana. I vari grana sono collegati da strutture dette intergranali. Tutto questo sistema così elaborato di membrane interne prendono il nome nel loro complesso di tilacoidi, granali e intergranali. L'insieme dei tilacoidi è poi immerso in una sorta di matrice che prende il nome di stroma. A livello dei tilacoidi avviene una fase particolare della fotosintesi, che è la fase luminosa, è la fase in cui avviene l'interazione con la luce solare.
Nello stroma invece avverrà la fase oscura, che è indipendente direttamente dalla luce, ed è la fase in cui avviene la vera e propria fissazione della CO2 a dare composti organici. Questo è un cloroplasto, come appare. Se osservato al microscopio elettronico a trasmissione, un potente strumento in grado di farci vedere proprio i dettagli della strutturazione interna di un cloroplasto, uno strumento dotato di un forte potere di ingrandimento e di un forte potere di risoluzione. Non si vedono le due membrane, ma sicuramente questa sottile linea stria scura all'esterno rappresenta le due membrane, e poi all'interno vedete lo stroma, questa matrice grigia punteggiata, e all'interno dello stroma tutto questo sistema di membrane tilacoidali, con le parti più scure rappresentano i grana. Nella figura più in basso è mostrato un dettaglio di ciascun granum. In ciascun granum si vede proprio la sovrapposizione di queste cisterne appiattite fatte dalle membrane tilacoidali. Tutta questa strutturazione interna è proprio funzionale al processo fotosintetico. La parte luminosa avviene a livello delle membrane dei tilacoidi, la fase oscura a livello dello stroma. Ma affinché la fotosintesi possa avvenire, sono necessari degli speciali pigmenti fotosintetici che sono proprio localizzati sulle membrane tilacoidali. Il principale pigmento fotosintetico è la clorofilla, che esiste sotto due forme nelle piante terrestri, la clorofilla A e la clorofilla B. La molecola della clorofilla ha una struttura cosiddetta a chiodo, in cui una lunga porzione idrofobica è quella che serve per l'inserimento a livello delle membrane tilacoidali, mentre la testa, che presenta al centro un atomo di magnesio, è la porzione che poi protrude verso l'esterno e interagisce con la radiazione solare. Il grafico che vi mostro ci fa vedere l'assorbimento della luce visibile, l'assorbimento da parte della clorofilla A e della clorofilla B nella luce visibile, e vedete lo spettro visibile che va dal blu al verde al rosso, e notiamo che la clorofilla A, che è la curva identificata con il numero 1, cioè la curva in azzurro un po' più acceso, ha un picco di assorbimento nel blu ed un picco di assorbimento ancora un po' più basso, un po' più leggero, nel rosso. Lo stesso per la clorofilla B, che è la curva 2. Quindi vedete, entrambe le clorofille, che sono proprio molecole molto simili tra di loro, hanno un massimo di assorbimento nel blu e nel rosso. Quindi possiamo dire che le piante sfruttano proprio queste particolari radiazioni dello spettro del visibile per fare la fotosintesi, perché la clorofilla è particolarmente sensibile, assorbe per lo più nel colore, nella radiazione del blu e del rosso. Mentre, come vediamo proprio dal grafico, in corrispondenza della radiazione di colore verde, non c'è assorbimento da parte della clorofilla, né la clorofilla A né la clorofilla B. Anzi, il verde è proprio la parte che viene dello spettro del visibile che viene riflessa, ed è per quello che io vedo la clorofilla verde. Vedo verde perché il verde non viene assorbito dalle due molecole di clorofilla, ma bensì viene riflessa, ed è quindi io ciò che percepisco è proprio il colore verde della clorofilla, sia clorofilla A che clorofilla B. Quindi tutto il sistema e la strutturazione dei cloroplasti è funzionale per la fotosintesi. Funzionale per la fotosintesi anche la presenza a livello delle membrane tilacoidali delle pigmenti clorofilliani, clorofilla A e clorofilla B. Ma tutti noi sappiamo che le foglie non sono sempre verdi, sono verdi durante la fase primaverile estiva, cioè
ma poi all'approssimarsi dell'autunno e durante l'autunno e prima del riposo vegetativo, le foglie cambiano colore, da verdi diventano arancio rosso più o meno acceso. Perché avviene questo cambiamento di colore? Beh, innanzitutto diciamo che la pianta si prepara per il riposo, quindi si prepara in un momento dell'anno in cui non farà fotosintesi. Tutto sommato la clorofilla non serve più durante l'inverno. E allora la pianta, durante l'autunno o all'approssimarsi dell'autunno, inizia a degradare la clorofilla e immagazzinare i materiali che ne derivano e la clorofilla scopre quelli che sono pigmenti fotosintetici accessori, che sono i carotenoidi. Quindi a livello delle membrane tiracoidali all'interno del cloroplasto, ritroviamo come pigmenti fotosintetici non solo la clorofilla A e la clorofilla B, ma anche i carotenoidi che danno alla foglia autunnale proprio questa colorazione. Foglia autunnale proprio nel periodo in cui la clorofilla viene degradata, quindi il colore verde scompare e appare il colore arancio-rosso dovuto alla presenza dei pigmenti accessori, fotosintetici accessori, che sono i carotenoidi. Quindi colore verde strettamente legato all'attività fotosintetica della pianta. Per quanto riguarda i carotenoidi, questi possono ritrovarsi, come abbiamo visto, a livello dei tilacoidi dei cloroplasti, ma molto spesso, e quindi dare poi la colorazione giallo-arancia delle foglie autunnali, ma molto spesso carotenoidi possono essere localizzati a livello di altri organelli della cellula vegetale, che sono i cromoplasti. I cromoplasti sono organelli della stessa famiglia dei cloroplasti, cioè della famiglia dei plastidi, ma anziché servire per la fotosintesi, come fanno i cloroplasti, servono semplicemente a conferire colore alle cellule e quindi agli organi che li contengono. I cromoplasti infatti contengono al loro interno pigmenti quali carotenoidi e le xantofille, che conferiscono colori che vanno dal giallo più o meno acceso fino all'arancio e al rosso vivo, colori che molto spesso si ritrovano nei fiori ma anche nei frutti. Ed ecco qua come appare un cromoplasto osservato al microscopio elettronico a trasmissione. Rispetto alla figura che vi ho fatto vedere prima del cloroplasto, qui si nota subito cosa? Si nota l'assenza della strutturazione di membrane interne tilacoidali. Perché questo organello non fa fotosintesi, eh? Come faceva il cloroplasto. Questo organello non presenta strutturazione interna di membrane, ma presenta uno stroma un po' più omogeneo dove sono presenti queste grosse gocce lipidiche all'interno delle quali sono dispersi i pigmenti carotenoidi e xantofille. Parlando di pigmenti del mondo delle piante, non possiamo non nominare un'altra tipologia di pigmenti, che sono gli antociani. Gli antociani, che sono dei flavonoidi, quindi dei composti fenolici, che però non si ritrovano nei cromoplasti, non si ritrovano nei plastidi, hanno un'altra localizzazione a livello cellulare. Il disegno che vi mostro è una ricostruzione tridimensionale di una cellula vegetale. Si nota all'esterno la parte verde è la parete cellulare, oltre la parete cellulare abbiamo una membrana plasmatica e poi all'interno tutto il citoplasma con gli organelli caratteristici delle cellule eucarioti, e cioè un nucleo, quindi una membrana nucleare all'interno del materiale genetico, e poi una serie di organelli, il reticolo endoplasmatico rugoso e liscio, i dittiosomi, i mitocondri, i cloroplasti, naturalmente li si riconoscono, vedete, per i sistemi di membrane interne, grana,
al loro interno. E poi quello che ci colpisce di più in realtà è questo grosso organello semitraslucido, che è una sorta di sacchettino ripieno di acqua, ha un nome, si chiama vacuolo e è delimitato da una membrana plasmatica, e all'interno si trova il succo vacuolare, ovvero una soluzione acquosa in cui i principali soluti sono ioni e anche alcuni zuccheri, tra cui saccarosio, ma in alcuni casi all'interno del vacuolo si possono accumulare dei filamenti del tipo degli antociani, quindi composti fenolici che conferiscono questo particolare colore, un colore che va dall'azzurro più o meno intenso al rosso violaceo, porpora, blu, viola. Tutte queste colorazioni che ritroviamo ad esempio nella cipolla rossa, nella susina, nell'uva nera, nei fichi neri, nella melanzana, ecco tutte queste colorazioni, ma anche in alcuni fiori, pensiamo a alcune tonalità di blu che hanno ad esempio alcuni fiori, qui vi mostro il fiore ad esempio di una cicoria selvatica. Ebbene, tutte queste colorazioni sono dovute alla presenza e alla localizzazione degli antociani all'interno del vacuolo, non più di plastidi, ma all'interno di un altro organello citoplasmatico caratteristico delle cellule vegetali, che appunto è il vacuolo. Ora, perché fiori e frutti sono colorati, devono essere colorati? Perché le piante non sono semplicemente verdi? Beh, è molto importante che alcuni organi delle piante siano colorati, in particolare i fiori e i frutti, perché fiori e frutti sono molto importanti per la riproduzione delle piante. Sul fiore che cosa avviene? Sul fiore avviene l'impollinazione, ovvero il trasporto del polline, che è, diciamo, l'unità germinale maschile, sulla parte femminile, in modo tale da avere la fecondazione degli ovuli contenuti nell'ovario e il successivo sviluppo dei semi. Perché tutto questo possa avvenire, è necessario appunto che il polline venga trasferito dalla parte maschile alla parte femminile, e questo molto spesso avviene ad opera di animali, in particolare insetti, come ad esempio le api. E allora a cosa serve avere un fiore colorato? Serve proprio a catturare l'attenzione dell'insetto, in modo tale che sia invogliato ad andare sul fiore e involontariamente ad assicurare il processo di impollinazione. E per quanto riguarda i frutti, perché è importante che siano colorati? E qui di nuovo i frutti contengono semi, e abbiamo visto come i semi prendono origine in seguito all'impollinazione, alla fecondazione. Ma i semi, per la pianta è molto importante che i semi possano venire dispersi nell'ambiente circostante, a una distanza più o meno grande dalla pianta madre che li ha prodotti. In questo modo le nuove piante, le nuove generazioni potranno espandersi nel territorio circostante. E qui di nuovo entrano in gioco animali, e questa volta non solo insetti, ma anche uccelli o talvolta mammiferi, e di nuovo frutti colorati da colori sgargianti proprio per attirare l'attenzione dell'animale, in modo tale che se ne possa cibare, ma al tempo stesso possa provvedere a disperdere a distanze più o meno grandi i semi contenuti nei frutti, disperderli quindi nel territorio. Quindi, da una parte il verde che serve per la fotosintesi, dall'altra una serie di colorazioni che servono per interagire con gli animali, molto spesso insetti, ma non solo, in modo tale che sia assicurata l'impollinazione e la dispersione dei semi. La cosa molto interessante che in questa sorta di interazione, in questa sorta di comunicazione tra piante e animali, la cosa interessante è che il colore degli antociani può variare, e può variare in funzione del pH, cioè in funzione dell'ambiente acido o basico che si ritrova all'interno
all'interno del succo vacuolare. Nella figura in alto a sinistra vi mostro degli antociani estratti dai mirtilli che in ambiente acido, a pH acido, quindi a valori molto bassi di pH, hanno una colorazione rossastra violacea. Man mano che il pH sale, vedete come la colorazione cambia e diventa pian piano giallo, un po' più o meno acceso. Quindi teoricamente, ma anche poi come vedremo, vi farò alcuni esempi, praticamente le piante possono cambiare i colori degli organi che contengono antociani, cambiando il pH del succo vacuolare. Un classico esempio che si può fare è il fiore della pianta Victoria Regia. Victoria Regia è una pianta della famiglia delle ninfee che fa dei grandi fiori che possono arrivare a 40 centimetri di diametro, e qui si riconosce un classico fiore di una ninfea. Questi fiori si aprono al crepuscolo. Questi fiori si aprono al crepuscolo e i fiori giovani appena sbocciati sono bianchi, quindi hanno un pH tendenzialmente leggermente acido, bianco-giallastri, e sono anche intensamente profumati. Sono molto attrattivi sbocciano al crepuscolo, come vi ho detto, e sono molto attrattivi per alcuni coleotteri notturni, che attirati dal colore e anche da un intenso profumo, visitano attivamente questi fiori alla ricerca di risorse alimentari quali il polline. Successivamente, con il passare del tempo, il fiore da bianco il giorno successivo diviene rossastro, rosato. Perché? Perché c'è stato un cambiamento di pH del succo vapolare che ha fatto modificare il colore dei petali da bianco, per l'appunto bianco-giallastro, un ambiente basico, ha virato verso il rosso-rosa perché il pH si è abbassato verso l'ambiente acido. In questo modo il fiore comunica all'insetto che è un fiore vecchio, che ormai è stato visitato e probabilmente contiene poche risorse, il polline è già stato rimosso, quindi è un fiore che non è interessante sicuramente da visitare per l'insetto. L'insetto può discernere questa variazione di colore e visitare preferenzialmente i fiori di colore bianco appena sbocciati, ricchi di polline e di profumi. Ora, senza andare a diciamo scuriosare in ambienti esotici, anche nei nostri prati questi cambiamenti di colore dei fiori si possono facilmente osservare, basta avere un occhio leggermente attento. Ad esempio, nella foto in basso a sinistra vi mostro una vicia selvatica, cioè una piantina che appartiene alla stessa famiglia della pianta dei baccelli, e vedete che questa vicia selvatica produce un'infiorescenza. I fiori più giovani sono quelli portati all'apice dell'infiorescenza, sono quelli di colore violetto, quindi di nuovo qui siamo nel range del pH acido, mentre i fiori più vecchi in questo caso sono bianchi, quindi il pH è virato verso valori più alti. Anche in questo modo la pianta può comunicare l'età del fiore all'insetto che poi tenderà preferenzialmente a visitare i fiori più giovani che contengono anche qui più polline, più nettare, più risorse alimentari. Quindi vedete a cosa servono i colori dei fiori in particolare, ma anche dei frutti. Servono ad attirare l'attenzione degli animali affinché questi possano interagire con le strutture deputate alla riproduzione, i fiori per l'impollinazione, i frutti per la dispersione dei semi, e si crea veramente una complessa modalità di interazione e di comunicazione. Sembra strano parlare di comunicazione per quanto riguarda le piante, ma le piante comunicano in modo molto efficace con gli animali, in particolare con gli insetti. Con i colori che abbiamo visto, ma soprattutto anche con i profumi e con quindi
sostanze volatili. Quindi è un mix di segnali, forma, colori, profumi che compongono un sistema di comunicazione molto, molto efficace e molto importante per la sopravvivenza e l'assicurazione delle nuove generazioni da parte delle piante. Bene, io ho concluso, spero che l'argomento vi sia piaciuto e niente, vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione.